perché è importante essere qui oggi a questa marcia silenziosa presso Campagnano di Roma? Potrei dire che è una maniera di mostrare al popolo che ci sono tante maniere migliori di protestare senza fare casino, come si fa in città, senza bisogno di odiare il proprio prossimo. Quindi questo è un sistema silenzioso, non violento, può andare, ecco. Poi io pure so che ho tutto un mio stile particolare, critico il malcostume operativo di un servo del potere come il secondino, lo posso fare liberamente, capito? Questa è una buona cosa, negli altri partiti no, non si è questi così liberi, perché si crede poi che protesteranno gli altri, capito? Quelli dei corrotti, i serviti del potere che lavorano nelle carceri, anche i cappellani carcerari e il Papa. Questo cartello che portate, diciamo, qui in questo momento alla marcia, 853, volete evolvervi, cosa vuol dire? Smettete di comportarvi, è un invito alla gente che legge, smettete di comportarvi come fa il secondino carcerario, il cristiano che fa il secondino carcerario, vedrete che vi evolverete senza bisogno di andare a messa, basta evitare di somigliare al secondino carcerario, come si comporta lui, capito? Il secondino carcerario, diciamo, esegue una sentenza, quindi lasciando in carcere, in questo caso, una persona e facendo quello che gli viene detto, forse eseguendo soltanto degli ordini, quindi la parola è seguire in questo caso. Come facevano proprio i secondini del vecchi tempi antichi, no? I vecchi tempi dei nazisti, che il secondino non è mai responsabile, la colpa è sempre del superiore, capito? Se non cambia questa mentalità di stare zitti, abbozzare e seguire gli ordini del superiore, le carceri non cambieranno mai. Cioè il lavoratore deve prendersi la responsabilità individuale di licenziarsi o fare casino dentro il carcere. Non può andare avanti così dicendo io obbedisco solo. Anche i servi dei nazisti nelle carceri si comportavano alla stessa maniera. È troppo comodo, diciamo. Troppo comodo. Nessuno più si impegna, per questo metto a prendere posizione. Bisogna prendere posizione. Oggigiorno vedo che nessuno prende. Ho parlato con qualche cappellano, ma specialmente parroci, eccetera. Nessuno prende posizione sui malcostumi a norma di legge. Nessuno. Hanno tutti paura di avere qualche rogna. Questo significa, dice molto riguardo alla loro fede. Evidentemente hanno qualcosa da perdere, quindi avendo qualcosa da perdere si sentono anche sotto ricatto probabilmente e non hanno il coraggio di vivere la vita con libertà, ma di fare quello che gli dice la coscienza, invece fanno quello che gli dice la comodità. Ecco. La comodità, certo, le convenienze, fanno un po' tutti così, per questo che l'Italia forse peggiora sempre. Si sono abituati tutti così a lasciare che decida qualcun altro. E l'individuo non decide più, si è abituato così, basta che abbiamo la pizza, ma la birra, ma lasciamo perdere.